Ben ritrovati in studio, spazio adesso alle tematiche ambientali e andiamo subito a Taranto perché è stata presentata un'istanza per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti plastici, un tema che solleva subito le reazioni, la prima sicuramente quella dell'europarlamentare Rosa D'Amato che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, lei ha detto che a cuore Taranto si opponga a nuove aziende inquinanti. Cosa sta succedendo e cosa sarebbe questo impianto? Cosa comporterebbe? Beh, porterebbe altro inquinamento, è certamente il trattamento di rifiuti plastici o di plastica che dir si voglia, anche se non pericolosi, con la finalità di produrre quelle che chiamano SRA, ossia Secondary Reducing Agent, ossia del riducente da mettere in alto forno, il che vuol dire dei veri e propri inceneritori, è una cosa inaccettabile, il che vorrebbe dire mantenere l'aria a caldo di Taranto, cosa che la sottoscritta con il portavoce del Movimento 5 Stelle di Puglia non accetterebbero sicuramente mai, perché ricordiamoci, l'obiettivo è chiudere le fonti inquinanti di quello stabilimento, ossia tutta l'aria a caldo. Quindi avremo un doppio smacco. E da qui l'appello, perché è soltanto un'istanza presentata alla provincia, da presentare delle osservazioni che sono aperte per i prossimi 30 giorni a professionisti, io penso all'Ordine degli Ingegneri, ma anche a tutto il mondo dell'associazionismo ambientale. Anche i singoli cittadini possono farlo, la legge lo consente, nonché poi al comune, in primis in sede di conferenza di servizi, ad opporsi. Poi naturalmente ci aspettiamo che la provincia, in quanto rappresentante di un territorio già martoriato, si opponga e anche la regione Puglia, chiunque venga ad amministrarla. Ecco, lei ha scritto anche, tradotto in soldoni, proprio per capirci, sarebbe un impianto che sfrutterebbe la plastica, sì raccolta con la differenziata, abbiamo detto anche rifiuti non pericolosi, però si trasformerebbe l'altoforno dell'ex Ilva in un vero e proprio inceneritore. Sì, si tratta di fare di quella plastica una componente riducente. Noi parliamo, cerchiamo di parlare di idrogeno, di sperimentazione di un idrogeno verde, magari anche se a lungo termine per l'uso anche in acciaieria, e invece qualcuno prova a mantenere Taranto a uno stato da seconda rivoluzione industriale da 800, con tutto quello che comporta da un punto di vista ambientale e quindi sanitario. E poi vorrebbe dire alimentare la produzione di plastica, il consumo di plastica, quando invece in Europa si stabilisce di istituire una vera e propria plastic tax, quindi proprio per andare a tagliare a monte la produzione di plastica non riciclata. Bene, intanto ricordiamo, come diceva lei, che il progetto è a disposizione di tutti, dunque davvero che venga ben valutato e commentato. Intanto c'è anche un'altra notizia che riguarda l'ex Ilva di Taranto, che è stata concessa la nuova proroga d'uso per l'Altoforno 2, specifica il GIP Todisco per i lavori di messa a norma. Un commento anche su questo. Sembrerebbe, conoscendo con quanta competenza e forza GIP Todisco abbia condotto quella battaglia ambientale, parrebbe un atto dovuto. Si tratta di una proroga di altri 2 mesi dovuta al Covid. Ma in sostanza noi dobbiamo capire che dalla morte del povero Morricella del 2015 nulla è cambiato, siamo al 2020. Quindi al di là del Covid in realtà c'è poco da migliorare con l'impianto LAFO 2 e io temo anche LAFO 4 siano in condizioni improponibili da non produrre, da non garantire la sicurezza ai lavoratori. Quindi attendiamo che il governo a breve, come promesso, programmi la chiusura dell'aria a caldo, quindi non parliamo di mantenere in vita la FO2 e
di continuare sulla via della riconversione economica del territorio. Quindi abbiamo notizia che anche nel decreto agosto ci sono soldi per Taranto, quindi penso al Tecnopolo ad esempio, nonché anche per il rifacimento dell'arsenale per fare per i cantieri navali della Ferretti, continuare i lavori al porto, altro volano di sviluppo che potrebbe essere. Quindi il fine è sempre quello. Ora vediamo, è un atto dovuto quello del disco di ieri, ma sono a parere mio, naturalmente mi assumo responsabilità di quello che dico, è un tempo sprecato e i soldi che dovessero andare ad essere usati per provare a mettere a posto quell'altoforno sono soldi buttati, come quelli della copertura, ad esempio, visto anche il wind day di poche settimane fa, è stato, nonostante la copertura, il quartiere Tambulli e non solo, è stato inondato da polveri pericolose. Ecco, tra i tanti aspetti che riguardano la questione veramente ampia e complessa dell'ex Ilva di Taranto, c'è il tema dell'indotto. Lunedì ci sarà un vertice indetto dal governo con i sottosegretari Turco e Todde. Proprio per discutere di questo, ArcelorMittal deve saldare le ditte dell'indotto per 40 milioni. Mittal è completamente, secondo me, un'azienda inaffidabile. Era chiaro fin dall'inizio a molti di noi che l'intenzione non era certo quella di guadagnare da quell'azienda, o perlomeno dalla produzione di quell'azienda, ma togliere dal mercato un concorrente, prendersene il know-how, ma anche e soprattutto i fornitori, e poi chiuderla, portarla allo smaltimento, che per carità è quel fine che tutti, la maggior parte dei cittadini si aspettano sia realizzato, a fronte naturalmente di una compensazione lavorativa nonché reddituale dei lavoratori. Quello dell'indotto è un problema che si trascina, un indotto di cui da tempo l'Ilva fa un uso anche in contraddizione ai cassi integrati, mandano in cassa integrazione parecchi lavoratori, siamo arrivati a 8.000 con l'ultima tranche, però poi prendono a lavorare l'indotto, probabilmente, io dico, perché devono garantire meno sicurezza, la responsabilità cade sulle aziende dell'indotto. Così facendo però le nostre aziende, che purtroppo però hanno mangiato, continuano, ma devono diversificare, la maggior parte lo ha cominciato a capire, non possono più mangiare la mammella della mamma Ilva, e quindi devono diversificare, e quindi pensare ad esempio a energie rinnovabili, efficientamento energetico, alla cantieristica navale, al futuro di Taranto, che non è quella acciaieria che porta morte e malattie.